Buonasera a tutti gli amici all'ascolto di RVE, siamo alla 19ª puntata di RVE Studio Sport, in diretta ovviamente dagli studi di Via del Molino qui a Jesi, e abbiamo anche due ospiti che presentiamo subito: Alessia Travaglini della Vini Monteschiava Banca Marche Jesi e Gianluca Zenobi della Fileni BPA Jesi. Un fine settimana piuttosto negativo, tutte e due le formazioni hanno perso, ci si è messa pure la Jesina, dicevamo prima di andare in sigla, anche se in questa trasmissione normalmente non si parla di calcio, però fine settimana veramente nero, nerissimo per lo sport di squadra jesino. Un paio di comunicazioni prima di iniziare a parlare con i nostri ospiti. Ricordo che per mandare messaggi potete utilizzare il solito numero 333-74-44-427, quindi gli sms ovviamente ci arriveranno in tempo reale. Potete anche scrivere presso il nostro sito internet all'indirizzo rv.marche.fm, e ricordo inoltre che questa trasmissione sarà visionabile a partire da domani martedì sul sito www.valesina.tv, che sta ovviamente riprendendo il tutto. E prima di parlare con i nostri ospiti, velocissimamente alcune comunicazioni di servizio. Intanto sono stati già resi noti i calendari per quanto riguarda la Final Four di Challenge Cup, ci riferiamo ovviamente al volley, da definire la sede, che sarà scelta ovviamente nella rosa delle quattro partecipanti, anche se Jesi e San Pietroburgo, per quello che ci è dato sapere, non hanno presentato la loro candidatura per organizzare, quindi l'alternativa sarà tra la cittadina spagnola di Albacete e la capitale della Grecia, Atene. Gli accoppiamenti per le semifinali vedranno di fronte San Pietroburgo e Monteschiavo, e dall'altra parte quindi Albacete, Panathinaikos di Atene. Le due giornate saranno sabato 14 marzo e domenica 15 marzo, quindi slitterà il turno di A1 per quanto riguarda la Vini Monteschiavo Banca Marche Jesi. Ne parleremo ovviamente nelle prossime settimane. E velocissimamente un'occhiata anche ha un comunicato che riguarda il basket. Diciamo che la società e lo staff tecnico hanno concesso un paio di giorni di riposo, quindi in vista proprio anche della pausa che ci sarà appunto in occasione della Final Four di Coppa Italia, quindi un po' di riposo soprattutto mentale più che altro, visto lo stress che si sta accumulando. E chiudiamo anche con i provvedimenti disciplinari per quanto riguarda il giudice sportivo della Lega 2. In totale 8.748 euro hanno racimolato una discreta somma, non so se è un record, ma forse no. Jesi paga il suo dazio, 1.000 euro, ma questa non l'abbiamo capita, perché intanto si parla di presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate. Io vedevo che gli arbitri smaniavano un po' sotto il tunnel, ce l'avevano con qualcuno, ma credo fossero i ragazzi della scuola di ballo che poi si sono esibiti durante i time out. E anche perché il dirigente ha detto agli arbitri non ha assolto ai prescritti compiti, e questo ci fa ridere, perché il dottor Rocchetti, che è demandato a questo compito, persona più che seria, non credo che abbia mancato in qualcosa, ma ci fa ridere. Ma alla fine poi però la società dovrà bonificare la bellezza di 1.000 euro. Poi ci sono altre cose, addirittura un'ammenda ad Antonello Riva, che è stato espulso, ha dovuto sostituire la squalifica con 2.000 euro, e non mi sembra certo che Antonello Riva sia un personaggio che si lascia andare a gesti clamorosi. Però ripeto, tutto questo fa cassa secondo noi tutte le settimane lo diciamo, lo sottolineiamo. Prego Andrea di prepararsi intanto, perché so che i messaggi stanno arrivando sin dal pomeriggio, ma anche piuttosto numerosi, cercheremo di leggerli tutti. Un primo giro con i nostri ospiti, cominciamo da Alessia Travaglini. Buonasera. Come dicevamo, un fine settimana purtroppo abbastanza nero per i nostri colori. Il fine settimana è iniziato sabato con questo anticipo di campionato. La formazione del Chieri non è certo quella di 2-3 settimane fa, è una formazione che sta alzando la testa, no? Ecco, delusa per questa vostra prestazione, c'è 1-0-3, forse non ve l'aspettavate. Beh, neanche voi. La delusione è sicuramente tantissima, non ci aspettavamo assolutamente un risultato così, perché comunque seppur sia una buona squadra che comunque ultimamente ha cambiato l'allenatore, quindi ha cambiato anche la sistemazione in campo un po' come modulo di gioco, come impostazione, quindi normale che la squadra di Chieri abbia iniziato a macinare un po' meglio il gioco, però noi comunque siamo state troppo disattente in qualsiasi fase della partita, in qualsiasi fondamentale, e quindi questo ci ha portato
risultato secco. Ecco, regalare una giocatrice come Baun può essere stato determinante, perché è uno dei migliori centrali del mondo, se non addirittura qualcuno dice sì, migliore. Quello sicuramente, perché comunque lei insieme a Simona sono comunque punti cardine della squadra, e come lo è anche Manon, e quindi comunque togliere un pezzo di quel livello è sicuramente un danno non da poco. Però l'obiettivo fondamentale quest'anno è la Challenge Cup, quindi puntiamo al recupero di Eder per le finali e poi vedremo, perché comunque l'obiettivo primario è quello, l'importante è arrivare a quello e poi si penserà anche al resto, anche se pensarci anche adesso non è che faccia male, insomma. Bene, togliere la Baun alla Monteschiavo è un po' come aver tolto Maestranzi alla Fileni, no? Però questa è storia vecchia, adesso Maestranzi è tornato in campo, ma il peso dei due giocatori è simile. Ecco Gianluca, andiamo dicendo diverse settimane, purtroppo ogni sconfitta, no? La sconfitta di ieri poteva starci, nel senso che anche con Varese tutto sommato poteva starci, no? Però ecco, come società non iniziate a essere preoccupati, no? Da questo trend negativo dal quale sembra purtroppo non ci si riesca più a uscire fuori? Beh, siamo arrabbiati più che preoccupati, perché è una cosa che non ci aspettavamo. Purtroppo abbiamo avuto questo trend, non riusciamo a invertire questo trend dal momento in cui c'è stato l'infortunio ai Maestranzi. Abbiamo avuto questi problemi di gestione e a tutt'oggi non siamo riusciti a venirne a capo completamente. Però è vero pure che Maestranzi ha giocato due partite, la squadra al completo come all'inizio stagione ha giocato adesso due partite, una l'ha giocata a Sassari quando è rientrato Maestranzi, che non c'aveva l'autonomia per giocare i 40 minuti, e infatti ha giocato bene, molto bene per tre quarti, poi nell'ultimo è sceso anche se ha fatto un'ottima partita, e ieri abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato alla pari, e la partita come avete visto è stata decisa da alcuni episodi sfavorevoli. Purtroppo anche dei fischi sbagliati, e quella prima volta mi sento di dire che ci sono state delle decisioni errate nel momento decisivo, e quindi purtroppo ci sta, non è che, però indubbiamente hanno inciso poi sulla partita, insomma gli arbitri esperti non dovrebbero essere tratti in inganno in due in particolare, mi riferisco all'episodio del fallo che è stato su Childress, se un arbitro esperto sa come entra, che si appoggia sempre sull'attaccante, quindi uno non dovrebbe cadere nello stesso tranello tutte le volte, insomma ci sono tre arbitri, Pasetto in particolare, un arbitro molto esperto, quindi penso che dovrebbero evitare certi errori. Poi c'è stato successivamente un'infrazione di piedi clamorosa di Passera, c'è stato mezzo fallo su Maestranzi quando ha perso la palla lì, secondo me lì poi, però vabbè, a sto punto non è che possiamo, la partita loro per carità è uno squadrone che non ha bisogno di aiuti per poter vincere, ecco. Ecco, io sinceramente non vorrei parlare di singoli, no? Però sembra che quella bella squadra vista nei giorni di andata in qualche maniera non ci sia più. Credo che sia anche recuperabile, per l'amor del cielo. Però vedi un Ryan, il miglior terminale offensivo, che tira sei volte in una partita, commette cinque falli e non ne subisce nessuno. Un Boykin, poi si saprà che è stato poco bene, che nei primi due quarti era riconoscibile. Un Caffi che alterna giocate da grande campione a pause incredibili, tre falli in tre minuti, tutti commessi allo stesso modo. Ecco, cosa manca secondo te a questa squadra? Io vedo tecnicamente, gli uomini sono gli stessi, insomma c'è stato di passaggio un attimo Paulinho che si sta allenando, ma fondamentalmente potrebbe più non scendere in campo. I giocatori sono gli stessi, cosa manca secondo te? Ma allora diciamo subito che il campionato in questo momento è molto livellato, i valori sono, più o meno le squadre si equivalgono, e quindi basta poco per rompere gli equilibri a favore dell'una o dell'altra squadra. Questo lo diciamo fin dall'inizio dell'anno, noi siamo partiti molto forte
e probabilmente lì diciamo che forse non eravamo, i valori non erano ancora livellati e quindi non c'era, però ripeto, è probabile che se non avessimo avuto quel problema noi avremmo avuto 6 punti in più e quindi a questo punto non staremmo a parlare di, no, di una situazione di difficoltà, però bisogna guardare la realtà dice che noi siamo a 8 punti dalla prima e a 4 punti, a 6 punti dall'ultima, quindi siamo in una situazione in questo momento, siamo nel gruppone al centro della classifica e quindi questa è la realtà attuale, questa bisogna cercare assolutamente di vincere le partite in casa che rimangono, cioè 4 partite che sono alla nostra portata e cercare di vincere almeno una fuori per arrivare a una posizione nei playoffs, no, che ci consenta di raggiungere quell'obiettivo che ci eravamo preposti all'inizio dell'anno, cioè di migliorare la posizione nella griglia l'anno scorso. Probabilmente vincendo le 4 partite in casa ci dovremmo quasi essere, insomma. Bene, Andrea, a questo punto la parola passa a te, io so che stai trafficando parecchio, vedo che arrivano messaggi un po' ovunque. Sì, bene, arrivano tanti e ovviamente intanto saluto e ringrazio gli ospiti presenti. Allora, io non direi di iniziare con il basket, non me ne voglia ovviamente Alessio, perché il basket in questo momento sta riscuotendo un successo. Sì, diciamo che purtroppo funziona sempre così, lo dico, sì. Lo dico all'avvocato, che quando la squadra va male arrivano tanti, certo, messaggi, quando la squadra va male siamo qua. Esatto, allora io inizierei subito, allora, da parte di un tifoso che si firma deluso e stanco, di una domanda per appunto il GM dell'Aurora, Gianluca Zenobi. È più di una domanda, devo dire la verità. Sì. Alla luce dei risultati ottenuti, del gioco espresso e dei problemi non risolti nelle ultime 5 gare della Fileni, non crede che sia stato un errore l'esonero del coach Zanchi, o meglio l'allenatore più vincente nella storia dell'Aurora basket in Lega 2 o Serie 2 che dir si voglia, secondo il tifoso avrebbe meritato più tempo, insomma, no? Quindi magari forse si è proceduto in maniera troppo così veloce, visto che tutto sommato eravamo quarti in classifica a pari merito e quando è stato esonerato adesso siamo praticamente in zona rischio. Quindi alla luce dei cambi di organico fatti da molte squadre, poi sia in vetta che in coda, se già il campionato era equilibrato all'inizio, una crisi non era preventivabile, visto che poi abbiamo due americani che stanno tentennando in quanto a continuità e rendimento almeno da un paio di mesi. E poi anche si riferisce alla sostituzione tardiva di Maestranzi, secondo il tifoso non si poteva pensare che il Lupo a 40 anni, nonostante un gran fisico e un gran carattere, avrebbe portato avanti da solo, diciamo, la carretta. Quindi sostituire la mente e anche il braccio non era un po' troppo da chiedere ad un giocatore che di punti non ne ha mai avuti molti nelle mani. E infine dice, smettiamo di fare gli italiani, praticamente esonerando sempre l'allenatore per quando la squadra va male, ci vorrebbe più programmazione. Questo è quello che dice questo tifoso deluso e stanco. In poche parole, le domande sono se è stato un errore, sì, togliere Zanchi, sì, sì, esonerare Zanchi, eccetera. Allora, sì, sono tutte domande legittime, con i sei in mano non risolviamo niente, io dico soltanto che bisogna, le situazioni bisogna valutarle all'interno e avere la contezza di quello che succede. E siccome noi abbiamo la contezza di quello che succede, la situazione con Zanchi, lo abbiamo già detto più volte, non ci vorrei più tornare, si era creato una situazione di mancanza di serenità ambientale e la società, e in quel momento avevamo avuto una serie di risultati negativi, un'involuzione nel gioco, e quindi noi abbiamo preso questa decisione. Poi è chiaro che le decisioni si possono essere giuste o sbagliate, però sono prese nell'interesse della società, dell'Aurora Basket, perché prima di tutti viene l'Aurora Basket, quindi noi partiamo dal presupposto che poi passano i giocatori, i dirigenti, i general manager, i magazzinieri, c'è l'Aurora Basket e noi facciamo tutto quello che possiamo fare nell'interesse dell'Aurora Basket.
tutte le altre scelte, quelle tecniche che sono state fatte, cioè l'altra domanda mi pare riguardava i giocatori che sono... Sì, sì, esatto. Anche il fatto che magari no, le altre cambiano in corsa... Le altre cambiano in corsa, possono, diciamo che noi abbiamo una linea di coerenza che abbiamo scelto, noi abbiamo lo staff tecnico a cui ci affidiamo, lo staff tecnico ritiene che questi giocatori siano adeguati, e quindi del resto Luca Ciabocco ha partecipato alla costruzione della squadra, quindi sa bene, no, qual è il valore dei giocatori e quello che ci possono dare, e quindi io ritengo che noi dobbiamo semplicemente diciamo serrare le fila, lo dico per l'ennesima volta, lo dico a, diciamo, anche se poi è chiaro che poi capisco pure l'amarezza, i tifosi che sono i nostri primi, diciamo, sono i primi ad essere amareggiati per una situazione che si è venuta a creare, per questa mancanza di vittorie eccetera, però voglio dire a tutti che noi dobbiamo rimanere comunque, cercare di essere uniti, perché questo è il momento in cui si vede appunto la forza della società, del pubblico, e in questo momento dobbiamo superare questo momento, questa situazione di momentanea difficoltà la possiamo fare soltanto se siamo uniti. Io sono convinto che bisogna che noi arriviamo in forma per la parte finale del campionato, perché ormai l'esperienza ci insegna che arrivando in forma per quella fase poi possiamo dire la nostra. Bene, una domanda per Alessia, poi andiamo in pubblicità. Sì, allora andiamo con la domanda per Alessia, e un incoraggiamento ad Alessia che è in studio, dice, dopo i 3 schiaffi di sabato sera alla squadra. La domanda è: eravate proprio così bloccati da non poter vincere neanche un set, oppure pensavate alla challenge, o c'è qualcos'altro? No, secondo me c'è stato... Sinceramente non so nemmeno io cosa sia stato, quale sia stata la causa di tutto, però chiaro è che siamo partite già contratte dall'inizio e non è andato tutto sin dall'inizio, quindi mi viene da pensare, da ipotizzare che comunque non so se sia stata stanchezza mentale o... Non so sinceramente cosa sia scattato all'interno delle teste di ognuno di noi, perché cioè, io per quanto mi riguarda almeno ero tranquilla, perché comunque entri in una situazione in cui sai già che la partita è messa male, vedi che non c'è un minimo accenno di reazione e quindi provi a dare il massimo che puoi, poi tanto al massimo se sbagli anche tu, tanto sbagliano tutti, sbaglierai anche tu. Quindi ti dico, da parte mia io ero tranquillissima, però sinceramente non so cosa sia passato nella testa delle altre, perché comunque non, anche lo stesso Dragan, che comunque ci ha spronate, ci ha provato con le buone, con le cattive, in qualsiasi modo durante i time out, e non è riuscito comunque a invertire la rotta della partita. Ecco, a volte si parla di inerzia, no? Si usa molto nel basket questo concetto, ma credo anche nella pallavolo, no? Uh-huh. Si prende una certa strada, no? E non si riesce più a reagire, no? Si lascia tutti prendere magari, no, da questa inerzia negativa o positiva quando si ribalta il match, no? Credo accada anche nel volley. Sì, sicuramente, perché comunque magari prendiamo come esempio la partita di sabato, la partita è partita male, sapevamo che comunque era una partita recuperabilissima, però non siamo comunque riusciti a cambiarlo, quindi questa teoria è buona anche per la pallavolo, anche diciamo. Se non ho giocato a pallavolo ci ho preso, però ci ha preso. Bene, Andrea, andiamo con la pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di RVE, in diretta ovviamente sono le ore 20 e 25, quindi questo testimonia come stiamo andando in diretta. A parte tutto, dunque, noi abbiamo un grande problema questa sera, sono arrivati tanti messaggi e non so in che maniera Andrea dall'altra parte riuscirà a leggerli tutti. Premetto questo perché se dovessimo andare fuori tempo massimo e non riuscissimo a leggerli tutti, ovviamente non si tratta di una scelta per eliminare certi messaggi che non ci piace leggere, ma noi come sempre vorremmo dare spazio a tutti, e quindi ecco, cercheremo un attimino di parlare sia di basket, e i messaggi sono al 99% riguardo il basket, ma anche di pallavolo, perché giustamente la nostra Alessia si trova con la sua squadra nel pieno della stagione, è una stagione importante anche per il volley.
Ti pregherei, Andrea, quindi di iniziare a leggere i messaggi, sì, per il basket, quelli che si assomigliano, magari di tenerli insieme oppure di non ripetere quelli che, no, riguardano cose già dette. Vai pure. Allora, sì, c'è da parte di un tifoso che si firma Andrea. Secondo Gianluca Zenobi, le partite come quelle di ieri o altre partite perse in casa precedentemente con avversari diversi si perdono perché l'avversario di turno è più forte? E poi, se sì, la nostra dirigenza ha intenzione di fare qualcosa in più per quanto riguarda l'organico in vista di possibili playoff, oppure la società non intende intervenire sul mercato a causa problemi, carenze finanziarie e economiche? Dice: questa non è una domanda retorica o provocatoria, bensì molto sincera, e mi farebbe piacere ricevere una risposta altrettanto sincera. Firmato appunto Andrea Scortechini, quindi dato che si firma nome e cognome ci fa piacere leggere. Io abbiamo dato anche la precedenza. Esatto. Non ha lo pseudonimo. Allora, no, allora il, per quanto riguarda il mercato, noi al momento non abbiamo intenzione di fare movimenti di mercato, andiamo in palestra a lavorare e a cercare di sopperire ai difetti che abbiamo manifestato nelle ultime partite. Luca Sciabocco sta lavorando molto bene, ha cambiato diverse cose, cercheremo di migliorare ancora, cercheremo di lavorare bene in palestra, di stare uniti. La parte prima della domanda, la parte qual era la parte che mi avevi letto? Allora, la prima parte riguarda il fatto se è più forte l'avversario, per questo perdiamo, se in realtà. Ma allora io devo dire che noi abbiamo perso, bisogna vedere partita per partita, adesso non posso, diciamo che abbiamo perso delle partite francamente, tra virgolette, sanguinose, perché quelle che abbiamo perso a Pistoia con un canestro lì per un errore difensivo, per dire, abbiamo perso un'altra a Roseto e lì di Modica l'arbitro fece quell'errore tecnico perché ha fischiato, c'era passi di Pinno che invece ha fischiato fallo sul tiro da tre di... Poi ne abbiamo persa una in casa con Brindisi e lì in effetti non abbiamo, insomma, c'è stata più responsabilità nostra, quindi ogni partita va valutata per quello che è. Certamente è chiaro che parliamo sempre non di partite che abbiamo vinto, partiamo di partite che purtroppo abbiamo perso per dei motivi, diciamo, di diversa natura che possono essere. È certo che i giocatori sanno bene, tutti sanno bene che le partite vanno chiuse, quindi noi dobbiamo chiudere prima le partite, controllare le partite e non arrivare a essere padroni del nostro destino per ciò che riguarda i minuti finali. Quindi il punto è proprio quello, cioè che noi dobbiamo cercare di arrivare alla fine della partita controllando la partita e non subendo poi anche dei fatti che possono essere avversi come sono successi. Quindi bisogna lavorare molto ancora, secondo me è una questione anche di mentalità, di ritrovare i giusti equilibri, e io mi auguro che adesso con la sosta riprendiamo un po' di serenità e facciamo quelle cose che ci servono tecnicamente, no? per raggiungere, per ritornare ad avere quella forma che avevamo all'inizio del campionato. Alessia, torniamo a parlare di volley. Ho sotto mano la classifica, una classifica che si sta via via un pochettino delineando, no? Fa impressione quel 55, ci riferiamo ai punti della Scavolini Pesaro, che penso un fatto senza precedenti, perché non hanno mai perduto, si sono permessi il lusso di vincere due volte 3-2, lasciando quindi due punti agli avversari, però suona un po' clamoroso, no? questo problema di marcia. Però a parte Pesaro, che è un dato di fatto, poi i playoff potrebbero creare qualche inciampo, perché poi non è che si decide tutto, no? ci sono altri valori, altre cose. Siete al quarto posto, credo che vi stiate però un po' guardando alle spalle, no? Soprattutto dopo quest'ultima sconfitta, sì. Perugia -1, Busto -2 e Sassuolo -5, no? Diciamo che fondamentalmente questo quarto posto, che vi espone al rischio di incontrare poi Pesaro in un turno successivo, però va comunque difeso, no? Cosa ne pensi? Sì, noi inizialmente l'obiettivo sarebbe quello di centrare il terzo posto, che ancora è fattibile come cosa, quindi ci stiamo guardando più avanti che indietro. Ovvio che uno sguardo alle spalle lo dai, perché comunque anche soprattutto dopo la partita di sabato è bene guardarsi dietro e vedere cosa succede, però guardiamo anche avanti e cerchiamo di riprendere al meglio, così da riuscire a centrare il terzo posto
buono per la qualifica playoff, insomma. Ecco, esatto, vi eviterebbe, no? Pesaro. Un incrocio pericoloso con Pesaro. Ma Pesaro, voglio dire, è proprio così imbattibile secondo te? Attualmente sì, perché tanto lo stanno anche dimostrando loro. Se non lo fossero state avrebbero perso qualche partita, non hanno perso nemmeno una all'inizio dell'anno. Certo è che prima o poi dovranno cadere, ma almeno ce lo auguriamo. Che poi, anzi, magari la finale scudetto, chi lo sa. Esatto. Ok, procedi pure Andrea. Sì, allora, ci sono altre domande che sono arrivate qui alla nostra mail, ovviamente andiamo a leggerla. C'è una domanda da parte di un tifoso che si firma Giorgio e praticamente la sintetizzo in questo modo: secondo questo tifoso i giocatori stanno facendo un po' quello che vogliono e se la società ha intenzione di prendere dei provvedimenti nei confronti dei giocatori che magari prendono anche delle decisioni. Il tifoso fa riferimento a Zanchi, cioè come se i giocatori abbiano così fatto in modo che Zanchi fosse esonerato, e quindi chiedono se la società vuole prendere dei provvedimenti nei confronti di questi giocatori. Allora, i giocatori fanno quello che dice la società. In ogni caso, senza che ritorno più su questo argomento, io dico, io ho sentito delle critiche nei confronti dei nostri giocatori rappresentativi, per dire di Rossini, Maggioli. Allora, su queste critiche io dico che gente come Lupo Rossini, che ha sacrificato braccia, gambe, caviglie per l'Aurora Basket Jesi, no? Non può, diciamo, merita tutto il rispetto da tutte le persone, da tutti i tifosi. E quando dice una cosa, lo stesso lo fa Maggioli, o lo fanno gli altri, perché sono giocatori responsabili, lo fa per il bene dell'Aurora Basket. Detto questo, penso che, insomma, ripeto, io non voglio più ritornare su questo argomento, cioè i giocatori sono gente responsabile e professionale che si allena forte e che secondo me merita di essere fatta lavorare nel miglior modo possibile. Certamente io sono d'accordo con tutti quando si dice che c'è delusione perché non ci sono i risultati, perché eravamo partiti forte, eravamo primi in classifica, abbiamo, diciamo, praticamente buttato alle ortiche alcune partite che potevamo vincere, eccetera. Sono d'accordo, c'è una grande delusione anche in me stesso, una rabbia, però c'è la voglia, la determinazione assoluta di venire fuori da questa situazione e di arrivare alla fine della regular season nelle migliori condizioni possibili per affrontare poi i playoffs. Bene Andrea, diciamo, andiamo con la pubblicità, perché poi ovviamente ci prepariamo la terza parte, quella finale di RV Studio Sport. Eccoci di nuovo in diretta da studio per la terza e conclusiva parte di RV Studio Sport. Possiamo tornare a parlare con i nostri ospiti. Iniziamo magari dal volley. Ah, sì, ok, benissimo. Non avevo capito che volevi già la mia domanda. Stavi trafficando con il telefono. Sto cercando di capire un po'. Allora, un tifoso del Vini Monteschiavo dice: sono dispiaciuto per la sconfitta di sabato. Con la Baun fuori non pensavo di vincere facilmente, ma addirittura di perdere in quel modo no. Non capisco perché con la Baun fuori Nesic non abbia dato spazio ad Alessia, che è la sostituta naturale, invece di rischiare con un gioco scontato e prevedibile qual è quello utilizzato sabato, ma anche domenica scorsa a Novara con la Ognjenović al centro. Devo poi ammettere che la Mataloni non dà quella sicurezza che invece eravamo abituati con l'Azilio. Forza ragazze, le vittorie torneranno presto, noi tifosi siamo sempre con voi. Firmato Cristiano. Quindi, allora, per quanto riguarda la scelta del modulo e non avermi dato spazio, è stata comunque una scelta tecnica dettata dal fatto che comunque io ancora devo fare molta esperienza e rispetto a una Baun o anche la stessa Calloni ho comunque tanto da fare. E quindi magari ha preferito mettere in campo una squadra con gente più esperta dentro e a Novara tentare il tutto per tutto. Poi le cose a Novara saranno messe bene, perché comunque anche quel cambio aveva dato i suoi frutti, vuoi che non l'avevamo mai utilizzato, quindi anche loro si sono trovate un attimo spiazzate, vuoi qualsiasi cosa, però comunque stava dando i suoi frutti. E sabato abbiamo visto che comunque sia con il modulo regolare con me in campo o sia con l'altro modulo comunque le cose sono andate male lo stesso.
il perché di questa cosa continuiamo a non capirlo. Adesso domani torneremo domani in palestra, ne parleremo e faremo tesoro di tutto quello che c'è da fare. E niente, vedremo domani, perché comunque ognuna tirerà fuori la propria opinione e da lì tireremo le somme, insomma, vedremo. Poi non mi ricordo la seconda parte della domanda. Allora, te la leggo subito. Sì, sono delle domande abbastanza lunghe. Allora, la seconda parte della domanda dice il libro, la Mataloni, che non dà quella sicurezza che dà l'azienda. Ovviamente Easy ha un'esperienza, anche lì andiamo a parlare di esperienza. Easy ormai è navigata nel campionato di Serie A, è parecchio tempo che campi della Serie A, e comunque ormai ha acquistato una certa sicurezza e una certa stabilità. E Marti ha 20 anni, anche lei deve crescere, si è ritrovata catapultata da una B1 in cui era all'inizio stagione, e appena arrivata qui, presa comunque con l'idea di tenerla lì come secondo libero e utilizzarla in caso di necessità, si è ritrovata subito buttata in campo. Comunque in un ruolo non facile, no? Perché non facile per niente, perché spesso non sono i più difficili, sì, no? Perché comunque è uno dei ruoli che ti dà sicurezza, e parte tutto dalla ricezione, dalla ricezione fondamentalmente, dopo la battuta, che comunque è il primo attacco, c'è la ricezione, che se non va, ovvio che a catena non va nessun altro fondamentale. E quindi lei si è ritrovata in una situazione particolare, perché comunque lo stesso giorno che era stata ufficializzata, Easy si è fatta male e subito è stata buttata in campo a Sant'Eramo. Quindi anche lei ha i suoi tempi, quindi vedremo, speriamo che Easy torni presto, perché comunque tutti ce lo auguriamo, e speriamo comunque che Marti continui con un percorso positivo e di crescita soprattutto. Bene, non vorrei stare nei panni di Andrea, ma a questo punto vai. Anche perché non c'entreresti proprio, anche volendo non c'entri proprio nelle mani che ti arrivano al gomito. Allora, sì, leggo questo messaggio perché va un po' controcorrente, diciamo, rispetto a tutti gli altri. Quindi l'ha mandato qualche amico mio, insomma, un mio non lo so. Parente. Comunque dice, ieri abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Tuttavia gli arbitri ci hanno messo del loro, in particolar modo quando il punteggio era pari o addirittura eravamo in vantaggio. Come d'incanto, dice, dei fischi sono stati molto dubbi. E poi dice il tifoso, non è possibile che la squadra, i dirigenti, i ospiti, ogni volta che vengono a giocare a Iesi, protestino contro gli arbitri, creando magari qualche è scandaloso. Dice, saluti a tutti, pazienza, concentriamoci sulla salvezza. Il fatto del concentrarci sulla salvezza comunque è ribadito anche da altri messaggi, che forse i tifosi dicono non è più il caso di guardare tanto avanti quanto bisognerebbe guardare indietro. Poi c'è un messaggio che invece si rivolge ai tifosi della Fileni. Dice, ieri con l'aiuto del pubblico avremmo potuto sicuramente giocarcela meglio. Cantavamo poco più di 20 persone che facevano rumore, più di 20 persone che un palazzetto, insomma il palazzetto era in silenzio. Il pubblico non fa la differenza come altre tifoserie quando c'è bisogno da parte di un tifoso presente, che quindi insomma si era presente al Palatriccoli. Poi vado avanti, ecco un'altra domanda, appunto, se ha paura di retrocedere, la chiedono i tifosi, se ha paura di retrocedere, per centrare i playoff serve un miracolo e visto che il pubblico è sempre presente ci vorrebbe anche la società più presente, perché fanno riferimento alcuni messaggi ai due americani che non sono in realtà all'altezza secondo i tifosi, e poi anche altri messaggi che riguardano il coach, che sarebbe il caso, dicono, di mettere un allenatore e diciamo quindi fare anche un cambio in quel senso. Ecco, diciamo che comunque la linea della società, no, è ben definita, l'abbiamo detto prima, si prosegue con questo allenatore e con questa squadra, salvo clamorosi infortuni che vi costringerebbero, no, magari a fare diciamo, ecco, questo non fermi, questa è la vostra linea. Certo, ma allora, per quanto riguarda la, diciamo, a parte i debiti scongiuri, adesso non posso fare qui i debiti sul fatto questi tifosi pessimisti, insomma, cioè io dico che è chiaro che la classifica è corta e quindi non è che ci nascondiamo sul fatto che bisogna stare attenti, però
ripeto, io sono fiducioso sulla ripresa della nostra squadra, sono sicuro che poi noi abbiamo degli atleti di grande professionalità e che quindi poi alla fine, alla fine sfortuna e fortuna del campionato si pareggiano, quindi alla fine noi penso che poi avremo credito aperto, abbiamo un credito un po' con la, per quanto riguarda i nostri tifosi, non posso che ringraziarli, questi ragazzi della curva che ci seguono sempre, insomma, in tutti i campi della Lega 2, e quindi non è che, cioè, non sto qui a dire quanto ci sono utili, quanto ci sono vicini anche in momenti difficili, eccetera, quindi non è, bisogna essere ottimisti, bisogna pensare in grande, bisogna cercare di avere fiducia, e questo è quello che noi cercheremo di fare insieme alla squadra, e quindi vediamo di riprendere il cammino che purtroppo si è interrotto. Andiamo a singhiozzo, è vero, ripeto, abbiamo avuto questo problema che ci ha, questi problemi, questi infortuni che ci hanno fatto perdere un po' la bussola, però ripeto, in questo momento dobbiamo solo pensare a ritrovare noi stessi, e penso, io sono sicuro che adesso alla ripresa del campionato andremo già a giocare a Casale con una grande determinazione, e noi dobbiamo soprattutto pensare alle prossime partite in casa che ci abbiamo, no? Sono quattro match points che dobbiamo assolutamente portare a casa. Insomma. Bene, siamo già in pieno overtime, Andrea. Sì, anche qui, vado, ti prego, allora, vai velocissimo. Velocemente, come mai Rossini, magari segnatevi le domande. Come mai Rossini ha giocato soltanto 2 minuti se è infortunato? Questo ce lo chiedono un paio di tifosi. Velocissima la risposta. No, non è infortunato, penso che sia una scelta tecnica dell'allenatore che giustamente valuta le condizioni, stando a contatto con i giocatori, e quindi valuta le condizioni psicofisiche dei giocatori. E decide poi al momento chi è giusto, come ha fatto altre volte, ha fatto giocare meno qualcun altro, e quindi questo probabilmente è una scelta che ha fatto l'allenatore. Del resto Rossini è stato il primo a incitare i compagni alla panchina, nonostante fosse stato tenuto in panchina, a dare l'esempio di come si deve essere anche quando non si gioca. Ok, poi ci sono altri messaggi che riguardano sempre questo famoso guardarsi indietro piuttosto che guardare avanti, e quindi sì, evitare, insomma, la retrocessione. Continuo con altri messaggi. Dice: premesso che se fosse stato fischiato fallo su Maestranzi forse sarebbe finita in maniera diversa, sarebbe bene però che la società e la squadra appunto si rendessero conto che in realtà la partita non si gioca più per guardare appunto i playoff, bensì per guardare dietro. Dice: la partita con Imola sarà la partita della vita, firmato Marco. Quindi insomma un po' messaggi che ripetono stessi concetti. Alcuni dicono che in realtà non era un problema di arbitri e che la squadra in realtà non era all'altezza, soprattutto perché ci sono dei giocatori che rendono di meno di quanto in realtà ci si potesse aspettare. In modo particolare si parla di 2 americani, e poi ovviamente questo tifoso fa riferimento al fatto che Rossini, oltre che giocare, secondo lui fa anche l'allenatore. Invece dice: non dovrebbe fare l'allenatore, perché servirebbe un allenatore in panchina, insomma, che sappia dire e fare la squadra nel modo migliore. Poi ancora appunto qui si fa riferimento all'affidare l'allenatore ad una squadra, la squadra ad un allenatore che abbia poca esperienza, e quindi questo potrebbe essere diciamo così pericoloso per la Fileni. Ancora problemi legati agli americani, quindi chiedono: il motivo per cui non vengono cambiati è se c'è un problema di denaro, oppure se la società crede in questi 2 giocatori che per il momento non hanno dato sicuramente quello che ci si aspettava. E poi proprio per leggere tutto, c'è anche un tifoso invece che fa riferimento alle domande fatte dai tifosi, che le ritiene imbarazzanti, e questi tifosi dice non meritano addirittura insomma la Lega 2, perché dice: la maggioranza dei tifosi veri che sono al palazzetto sono con la società e capiscono gli sforzi di mantenere la Serie A Iesi negli ultimi 2 anni, che abbiano fatto appunto veramente sforzi incredibili. Quest'anno, dice, la squadra c'è, anche se per il momento sta facendo male, ma si riprenderà. Quindi insomma dice di non far riferimento alle lamentele di questi tifosi, perché in realtà i tifosi veri sono al fianco della società. Firmato Marco P.
Io diciamo, li ho letti tutti. Comunque io voglio dire solo due cose: Rossini non fa l'allenatore ma fa il giocatore, certamente come quello che faceva prima fa anche adesso, cioè che siccome è una persona carismatica è chiaro che quando c'è da una mano anche a livello diciamo di, per quanto riguarda anche gli aspetti diciamo non più che tecnici, quelli di motivazioni della squadra. E per quanto riguarda la partita di domenica, io voglio dire che Varese è una grande squadra che ha vinto anche meritatamente la partita, che noi abbiamo giocato bene la partita, anche se l'inerzia della partita è stata quasi sempre in mano loro, ma noi potevamo vincere la partita e forse ci saremmo riusciti se alcuni episodi non fossero stati a noi negativi. E questo è la mia, senza nulla togliere a Varese, che secondo ha vinto, è una grande squadra e c'ha grandi giocatori, c'ha dei giocatori fortissimi, ha tirato con delle percentuali mostruose, mostruose, e per cui ragazzi questo ci sta, che uno, però ripeto, non è che questo voglio dire che Varese non ha vinto con merito. Dico che se avessimo vinto probabilmente noi, probabilmente loro non avrebbe potuto dire niente, perché comunque eravamo lì, ce la potevamo giocare se non c'erano stati quei due o tre episodi. Insomma, però succede, la pallacanestro lo accettiamo. Bene, allora Alessia, con te facciamo la chiusura di RV Studio Sport, anche perché poi domenica sarete in campo solamente voi, in quanto la Fileni BPA sarà a riposo, l'abbiamo detto, assisterà in TV alla Final Four di Coppa Italia, poco male, nel senso che in questo momento forse è più opportuno riposarsi piuttosto che scendere in campo. Lo scorso anno tornammo a casa da Ferrari con Uber acciaccato, quindi insomma la soddisfazione fu tanta il vincere la Coppa, però questo un pochettino ci mise in difficoltà e quindi quest'anno meglio vedersene in TV. Voi sarete impegnate sul campo del Castellana Grotte, è un po' un pregiudizio, no? Ma nei campi del sud di solito insomma c'è da soffrire. Sì, si soffre nei campi del sud, soprattutto a Castellana credo, perché comunque è una buona squadra che gioca una buona pallavolo, che adesso comunque sta attraversando un periodo con degli infortuni, però comunque è una squadra comunque temibile, quindi anche lì servirà la massima attenzione e soprattutto toccherà tirare fuori tutto il carattere che abbiamo, perché abbiamo dimostrato di averlo e non possiamo poi perderlo in partita come quella di sabato. Ecco, non sta a te certamente parlare di rientri e di recuperi, prima hai accennato che Heather Baum dovrebbe essere recuperata per la Final Four di Challenge Cup. Sì, l'obiettivo sarebbe quello. Ecco, poi per quanto riguarda Isabella Zillo, dicevi che questa settimana inizia a giocare anche con la palla. Sì, inizierà qualcosa con la palla, comunque settimana scorsa ha iniziato con la corsa. Sta andando bene, sta facendo il recupero con i tempi dovuti, quindi speriamo continui così senza problemi e che rientri al più presto. Questo per tranquillizzare anche chi ci ascolta. Esatto, no? Soprattutto state tranquilli tutti. Bene, bene, chiudiamo proprio con questo messaggio ottimistico. Messaggio ottimistico, come era stato ottimistico anche l'ultimo messaggio che era arrivato per il basket, no? Si diceva adesso al di là dei contenuti, chiudeva un po' sì, dicendo siamo ottimisti perché ancora la stagione è aperta, rimangono diversi match e questo vale ovviamente anche per la Vini Monteschiavo, Banca Marche e Iesi, impegnata su due fronti, quindi campionato e Challenge Cup. È davvero tutto per questa sera, noi ringraziamo innanzitutto i nostri due ospiti, Alessia Travaglini della Vini Monteschiavo, Banca Marche e Iesi, e Gianluca Zenobi della Fileni BPA Iesi. Anche stavolta faccio la battuta dell'altra volta, ti sei seduto su una sedia bollente. Sempre, come... sempre. noi prepareremo io una vengo... sedia tipo scherzi a parte, non so se ce l'hai presente. Una volta, con la una volta ci hanno messo Little Tony, è troppo facile, la temperatura aumentava, questa è la fine schizzata in piedi. È troppo facile, quando si vince è troppo facile. Quindi Gianluca, lo diciamo anche per drammatizzare il clima, perché veramente ieri siamo usciti al Palasport tutti neri, e immagino anche voi sabato sera. Beh, abbastanza. Veramente, poi io non ho neanche cenato a casa, dopo mi rovino anche l'appetito quando vedo queste cose. Il che comunque non ti fa male, E quindi volevo, io comunque vengo sempre in studio vestito di nero, adesso che c'è, perché il nero come si sa? Spina. Ho detto alla Iesina. Okay. No, chiudiamo allegramente questa trasmissione perché sì, è stato un fine settimana brutto davvero, ecco, lasciatecelo. Risolleviamoci, ripartiamo.
Bene, allora ricordiamo intanto che tutti coloro che volessero vedere la replica di questo programma possono farlo al sito web www.vallesina.tv, quindi potranno sentirci e soprattutto vedere i protagonisti di questa trasmissione. E ricordo inoltre che domenica prossima ore 17.30 avremo la diretta ovviamente per Castellana Grotte Vini Monteschiava Banca Marche Iesi, e ricordo proprio in chiusura che il prossimo appuntamento con RV Studio Sport è per lunedì prossimo 2 marzo, sempre a partire dalle 20. A voi tutti la buona sera. RV Sport.